figli tronati. Come tutti sapete, il nome è, come dire, riacquisito di recente. Noi siamo eredi del nome, l'Accademia degli Intronati, un'accademia gloriosa, consistente, di cui riconosciamo la produzione e l'importanza. Ma dal 41, dopo varie associazioni che avevano come finalità la cura del patrimonio monumentale e storico di Siena, il podestà, proprio per la Petrucci, ottenne di aveva iniziato, diciamo, magari Petrucci, l'iter si concluse per ridare questo nome all'Associazione degli Amici dei Monumenti, a tante altre realtà che nell'Accademia degli Intronati si unificarono. Io sono molto grato a chi ha accolto il nostro invito e dovrò cimentarmi a un'impresa non facile, contenere cioè in pochi minuti, non superando il quarto d'ora, anzi cercando di stare sotto il quarto d'ora, la mia relazione, dal momento che ovviamente il discorso che più ci interessa sentire è quello che ci farà Duccio Palestracci, muovendo dal libro che ha dedicato al periodo di Montefeltro e facendo un panorama dell'Italia di quel tempo e anche del ruolo che Siena aveva in quella stagione. Quello che mi sento di dire con soddisfazione è che, nonostante le difficoltà che tutti constatiamo di vario tipo, e non le evoco, siamo andati avanti, gli intronati sono andati avanti e anzi abbiamo perfino rafforzato la nostra attività, malgrado intoppi e ostacoli crescenti. A volte gli ostacoli favoriscono un dinamismo, come dire, compensativo che copre vuoti e problemi. Ringrazio pertanto il vicepresidente Enzo Meccacci, che fra poco torna, la segretaria Barbara Gelli, che è assente per ragioni personali, e Mino Carpeducci, che tiene i conti della nostra accademia, e tutti i soci e i tecnici che hanno collaborato con dedizione e passione. In particolare si è rafforzato il nostro legame con l'Accademia dei Fisiocritici e voglio ringraziare più cuore il presidente, il professor Giuseppe Mancarelli, che è qui con noi. Va da sé che si rinnova la nostra gratitudine al Comune di Siena, di cui in qualche misura siamo ospiti e siamo, vorrei dire, perfino sia pure nella nostra autonomia, un'articolazione operativa, perché il Comune ha sempre ospitato l'Accademia e se l'Accademia ha la fisionomia che ha anche dal punto di vista statutario, lo si deve anche al Comune, oltre che ultimamente all'azione della Prefettura, che è stata fondamentale per farci acquisire la personalità giuridica che non avevamo formalmente almeno, e questo ci avrebbe molto penalizzato, perché il Ministero della Cultura, per erogare le sue le cifre, insomma, i suoi sostegni, richiede il possesso della personalità giuridica che finalmente abbiamo dopo un lungo iter sostenuto con grande adesione dalla stessa prefettura, a cui diviso un vivo ringraziamento. Che dire in breve? In primo luogo abbiamo semplicemente
proseguito sul solco della nostra abituale presenza, recando un servizio alla città e a chi chiunque nella città, cittadino di Siena o ospite, o residente temporaneo, voglia essere partecipe di una cultura che promuove e divulga conoscenza, attira attenzione, accende discussione su libri, temi, questioni oggi coinvolgenti. E l'abbiamo fatto seguendo, forse in maniera più riequilibrata rispetto al passato, sia occupandoci molto dell'antico, della storia. Basta ricordare, non so, le giornate di studio in onore di Girolamo Cini, fatte in collaborazione con l'Archivio di Stato, ma molte altre iniziative che hanno avuto a oggetto momenti cruciali della storia della città. Fra poco presenteremo un libro bellissimo di Gianni Mazzoni su Leonardo De Veni, genio incognito del secolo dei lumi. Presenteremo altri volumi, ma ora non voglio elencarli se no il discorso di Fallucco, che riguardano la storia della città. Ad esempio, ieri abbiamo presentato la bellissima ricerca di Aulo Messina sull'organizzazione militare della Repubblica di Siena dal 1524 al 55 e molti altri. Ma insieme a questa linea, saluto il sindaco, a cui chiedo di prendere la parola a questo punto, appena ho finito, sì, la prego di finire, da dare l'inizio. Anche. Prego, accomodati. Sì, grazie. Ho detto però, e questo lo voglio ripetere, se no, che noi ci sentiamo un braccio operativo, sia pure nella nostra autonomia, e ospiti storici del Comune di Siena, e pertanto vorremmo continuare questa attività proprio anche nel segno di una intensificazione della collaborazione di cui parlerò conclusivamente. Ho detto che insieme a incontri dedicati alla dimensione storica abbiamo molto accentuato anche incontri che si riferiscono al presente, al contemporaneo, come è giusto fare sempre di più. E basterebbe da questo punto di vista ricordare l'incontro che abbiamo avuto con Giorgio Cella, uno dei maggiori storici dell'Ucraina, quando esplose il conflitto, quando avvenne l'invasione che abbiamo profondamente deprecato e così via. Dunque, come faremo, abbiamo in parte fatto, approfondendo il tempo delle origini del regime fascista, sia con Spaccati sulla dinamica della marcia su Roma. Tra poco ci sarà un dibattito con Marco Mondini, che è uno dei principali storici di questo evento perverizzante, e altre occasioni che si riferiscono al presente. Non, la storia è tutta presente, tutta contemporanea quando parliamo del passato, ma qui Dio presente nel senso proprio cronologico del termine. Questo è sicuramente un impegno che assumiamo insieme alla prosecuzione di pubblicazioni. L'attività editoriale è un'altra nostra cifra importante, di grande livello. Ho citato già quella di Gianni Mazzoni, voglio anche citare quella di Cinzia Cardinali e Maurizio Tulliani sui documenti che raccontano le origini e l'uso del campo e del mercato, oppure quella imminente dell'ottavo volume della Historia Senensium di Sigismondo Tizio, a cura di Ingrid Rowland, una delle fonti, come sappiamo, principi della nostra storia e della letteratura su Siena. Ma non voglio
voglio allungare il discorso citando diversi altri libri che siamo riusciti a portare in porto e a far circolare tra il contemporaneo, un ricordo particolare, magari si merita, il grande lavoro che ha fatto Stefano Moscadelli con l'edizione di carte dall'archivio di Mario Bracci e con la conferenza tenuta l'altro giorno all'archivio di Stato a partire dall'articolo bellissimo di Mario Bracci, Quelli che marciarono, pubblicato nel Ponte del 52, a cui si è accompagnata una esposizione dei documenti preparatori, dei manoscritti preparatori di questa resa. Ma, ripeto, non voglio allungare il discorso, perché chi eventualmente è interessato può richiedere una relazione scritta che, ahimè, è più lunga di quello che dovrebbe essere. Un cenno ovviamente merita la nostra situazione finanziaria, che stranamente, e lo dico così, io capisco poco di conti e di queste cose, ma è un po' migliore di quello che ci aspettavamo, perché sia per la prudenza che abbiamo osservato nei due anni precedenti, sia per il rallentamento della spesa dovuto al Covid e al periodo di chiusura che abbiamo osservato, possiamo dire di avere una disponibilità per l'anno 2023 di circa 13.000 euro, una cifra piccola che per noi però è significativa per la nostra attività, alla quale auspicheremo che si accompagnasse anche in modo più consistente il sostegno di alcuni sponsor che a dire il vero si sono fatti vivi, insomma hanno dato un certo loro contributo nel passato e che nel presente invece si trovano in difficoltà, come tante aziende che vivono sicuramente una fase non facile. Voglio solo concludere, ho accelerato più del previsto, alludendo, riferendomi ad una ricorrenza, si può dire anche ad una celebrazione che ha un grande significato. Nel 1525 fu fondata l'Accademia degli Intronati. Forse era preceduta da un'altra accademia da cui presieduta. Si pensi che a Siena in quel periodo, inizio del Cinquecento, c'erano una trentina di accademie, un record assoluto, ma non in rapporto al numero di accademie, un record assoluto anche rispetto a Roma. Uno dei grandi storici delle accademie, Amedeo Fodano, nella storia italiana di Naudi, sottolinea proprio questo evento, che configura la città come una città molto propensa sia ai giochi, sia al teatro, sia ad una sociabilità della conversazione e dell'aggregazione. Del resto del contrario sono un fenomeno che fanno ben capire tutto questo, che ha una lunga durata nell'identità, per così dire, di Siena. C'era un altro sodalizio, l'Accademia Grande, animato da alcuni docenti dello studio e che secondo appunto una certa bibliografia è all'origine degli stessi intronati. Ma la data 1525 non è da mettere in discussione, ci sono fonti sicure, certe, e come sono
certi acquisiti, i decreti che furono fissati nel 1532. Ma non voglio fare la storia dell'Accademia, ho qui davanti uno schema preparato da Mario De Gregorio, che sicuramente è lo storico delle accademie senesi più preparato, perché sarebbe lungo e toglierebbe spazio alla conversazione di vari stracci. Voglio solo aggiungere che l'Accademia degli intronati si è sempre distinta, ed è questo un elemento che vorremmo continuare nella nostra modestia, ovviamente, per essere un'accademia molto anticonformista e fortemente laica. Il personaggio di Girolamo Gigli ne è in certa misura il campione più conosciuto, ma Cesare Brandi ricordava con soddisfazione, ad esempio, che io ogni tanto tiro fuori la rosa, perché non è banale che nel Settecento fu socio degli intronati Voltaire, un nome che da solo delinea un panorama europeo e delinea anche l'anticonformismo, il senso della laicità e della necessità di riforme che gli accademici ebbero sempre in grande rilievo, tennero sempre in grande rilievo. Così come l'attività teatrale nel Teatro Grande, che per un lungo periodo fu gestito fino a primi del Novecento con l'apporto fondamentale degli intronati, fino a quando fu passato, per così dire, fu consegnato al comune stesso di Siena, che ora insieme ad altri teatri lo gestisce. Aggiungo che questo istituto venne l'istituto, cioè, del comunale d'arte e di storia, che in certa misura raccoglieva la fiaccola, raccoglieva il testimone degli intronati. L'istituto comunale di arte e di storia fu istituito nel dicembre 28, che poi prese il nome di Accademia per le Lettere e le Arti, e proprio per questa assonanza fu eretto in ente morale nel 37, conseguendo il 27 giugno 1941 il titolo di Accademia Senese degli Intronati. E lo statuto ne approva la vita, le regolamenta le procedure, è stato approvato il 10 luglio 1947. Dico questa data perché è la data probabilmente della prima istituzione culturale extra-universitaria, ovviamente fatta di cittadini che avessero avuto un particolare ruolo nello studio della città, eccetera. Questa data è una data anch'essa da tenere ben presente, e noi abbiamo cominciato a pensare all'insediamento di un comitato, non cito ora i nomi, internazionale, di cui farà parte il comune, rappresentanti del comune, dell'Università di Siena, ma anche di università straniere, perché facciamo parte della rete che studia appunto le varie accademie italiane, che è capeggiata dalla Royal University di Londra, e che collabora con noi da diverso tempo. Non cito altre situazioni, altre iniziative. Mi auguro che siano tutte in piena soddisfazione di chi con fedeltà spesso
segue le nostre attività, e ringraziandolo ancora per la sua presenza, do la parola al sindaco Luigi De Rossi. Intanto ringrazio per l'invito che l'archipelago mi ha fatto e mi scuso per il ritardo perché abbiamo, come sapete, avevamo il consiglio comunale per quanto riguarda le bollette e il sostegno alle famiglie, alle imprese da dover deliberare. Quindi devo anche ritornare velocemente in consiglio comunale. Però ci tenevo al saluto sia per l'amicizia che mi veda a Roberto per la stima che ho per l'Accademia dei Pintronati, che è un'istituzione importante, non c'è bisogno, lo dica io. Quindi sono qui per questo, per farvi questo semplice ma sentito saluto da parte del Comune di Siena. È il 498esimo anno, diciamo, accademico, e quasi 500 per usare un'espressione di un film abbastanza conosciuto, non di altissimo livello, ma invece l'Accademia è di altissimo livello e l'ha dimostrato negli anni. Credo che sul florilegio che faceva prima Roberto, riguardo, mi permetto di chiamarlo per nome ovviamente, riguardo a quello che Siena è stata e deve essere, riguardo appunto all'attenzione che c'è sulla cultura, riguardo al numero di associazioni che sono state nel tempo, credo che dobbiamo davvero tornare, non soltanto voi che se certamente siete colti in crisi a questo tipo di ragionamento, ma bisogna fare un'opera di proselitismo molto importante anche sui giovani, perché quella che è la nostra tradizione culturale assolutamente importante e assolutamente da rimarcare, perché purtroppo le alterne vicende della storia, non c'è bisogno che qui io vi illustri, credo che la cultura sarà un veicolo personale certamente fondamentale, ma anche per una città come questa che può vivere e respirare su questo tipo di attività. È necessario farlo. Io su questo profilo, per quel poco che posso avere fatto, mi sembra che in qualche modo si cerca di dare spazio proprio a questo tipo di attività, non solo per quanto riguarda le attività tradizionali, quali la scienza, la scienza della vita, il biotecnopolo, come vedete, ma è necessario che questa città torni a respirare per quello per cui è sempre stata emersa. Cioè basta guardarsi intorno, perché la bellezza non è soltanto la promanazione di un'espressione o edilizia diciamo soggettiva, è la bellezza della cultura. Quindi ben venga un'accademia come questa, che merita il rispetto del comune, che deve collaborare sempre di più sotto questo profilo, e io vi dico altri 500 anni di accademia, perché credo che ve lo meritate tutti. Grazie per avermi invitato e Roberto, grazie a te, è stato un piacere, scusatemi se devo ritornare in comune, però ci tenevo a essere presente per questo brevissimo saluto. A proposito di Voltaire, voglio dire, per quello che ha detto Roberto Lazzarti, l'archimedronato ovviamente, mi è venuto in mente in un bel librino di Luigi Baccolo, quando c'è stato l'incontro fra Voltaire e Giacomo Casanova in Svizzera, in cui si vedettero dal punto di vista verbale di santa ragione, ma è significativo proprio dello spirito del tempo, di quel tempo, ma che è anche un tempo per noi molto vicino. E quindi sì, Voltaire è un personaggio straordinario, è molto molto settecentesco nel suo modo di essere, e anche in qualche modo molto laico e forse anche politicamente scorretto. Quello è piace a noi. Grazie. Bene, ringrazio molto il sindaco per queste parole, mi servirà sicuramente l'intensificazione della collaborazione e
sottolineo in particolare l'attenzione per il pubblico giovanile. L'Accademia dei Fisiocritici, devo dire, è molto più attenta di noi, ma per esempio, perché didatticamente è quasi un passaggio complicato, la storia naturale e così via. C'ha un rapporto con le scuole molto frequente. Noi facciamo cose simili a delle lezioni, insomma, il più delle volte. Però se avessimo ovviamente risorse più consistenti potremmo sicuramente allargare e coinvolgere in modo più pieno, diretto, continuo e sistematico anche il pubblico giovanile. Ed ora ho passato la parola a nostro accademico Lucio Palestracci, che ci parla di, che non presento perché si conosce da anni per la sua grande attività, per le sue lezioni, per i suoi scritti, che ci terrà come introduzione una lezione sul tema Storie di principi nuovi, Siena e Urbino nel Rinascimento, partendo dal suo ultimo libro, che è dedicato al Duca di Montefeltro, intitolato appunto Il Duca, vita e avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro, uscito dalla Terza. Ringrazio Lucio di aver accolto il nostro invito per aprire l'anno accademico, ti do volentieri la parola. Grazie, ringrazio io il nostro artigianato, gli amici dell'Accademia e tutti quelli che sono presenti qui stasera ad ascoltare. Sì, immagine al libro su Federico da Montefeltro, un libro che è uscito su sollecitazione dell'editore perché quest'anno era il 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro. Ora, sono sincero, io non sono un fanatico dei centenari, neanche dei cinquantenari, dei decennali e di tutto quanto. Dei cinque centenari sì, assolutamente, ci mancherebbe altro, figuriamoci. Perché, come dire, a volte sembra che riducano gli avvenimenti e le persone a un compleanno. È il tuo compleanno e allora quest'anno si parla di te, ti dedichiamo un convegno, vinco, parlo, queste cose. Tuttavia è anche vero che poi questi compleanni, queste occasioni, sono momenti per riaprire di fatto cantieri di riflessione che diversamente forse non verrebbero riaperti con altrettanta sollecitudine o interesse. E allora ben venga una riflessione che si innesta sul 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro, forse 1422 e 2022. Una personalità in quanto tale da prendere in considerazione, ma per quello che ci riguarda, per quello che anche mi è riguardato quando ho scritto il libro, un cantiere di lavoro per aprire uno spaccato su un'epoca, per riflettere su alcune cose che riguardano un'epoca che è quella del Rinascimento italiano, in maniera particolare la seconda metà del 400. Una storia, come ho detto, come abbiamo scritto nel titolo di Principi Nuovi. E vi ricorderete che Niccolò Machiavelli, nel sesto capitolo appunto del Principe, parla dei cosiddetti principi nuovi, cioè quelli che acquistano potere, dice lui, con le proprie armi e con la propria virtù, quindi non le dinastie, ma quelli che nascono e si presentano sulla scena e diventano principi. E questa è una storia ampiamente arata, ma insomma poi a ben guardare una storia che necessita, secondo me, ancora di alcune riscritture, di alcune riprese in considerazione. Perché quando pensiamo al Rinascimento italiano, e sto parlando dal punto di vista politico, ben inteso, siamo tutti in qualche modo accecati o comunque abbarbagliati dalla presenza del G5. I G5,
sappiamo chi sono i cinque grandi del Rinascimento italiano, ovvero sia Venezia, un coccodrillo, un cannibale, una potenza che cercava di mangiare quel che poteva mangiare, veramente dei cannibali, e forse la più stabile di tutti, ancora al momento. Milano, molto importante, molto grosso, ma abbastanza traballante, pensate a tutte le vicende di sconti sforza e quello che vogliamo, con difficoltà di continuazione dinastica, eccetera. Firenze, abbastanza stabile, non proprio del tutto, ma abbastanza stabile in questa coesistenza tra resistenze tardo-comunali, affermazioni familiari, ma anche lì poi con qualche lacerazione importante. Il papato, grossissimo e fragilissimo non soltanto perché estremamente composito dal punto di vista territoriale, politico e istituzionale, ma fragilissimo per due banali, situazioni ontologiche. Quando cambia un papa, quando muore un papa e arriva un altro papa, cambia la politica perché il nuovo papa si porta dietro ovviamente i suoi interessi, la sua famiglia, il suo status di procedenza e tutto quanto. Non solo, ma papato significa anche una continua dialettica, a volte tranquilla, molto più spesso no, tra papato e curia romana, perché la curia è anch'essa espressione di tutti gli interessi particolari, quindi un mastodonte di dimensioni importanti, ma di fragilità molto accentuata. Regno di Napoli, importantissimo, grande e tutto quello che vogliamo, ma basta pensare a quanto è stato lacerato dinasticamente tra Angioini, la parte degli Angio Durazzo, gli Aragonesi e così via. Beh, comunque sì, questi sono i cinque grandi. Sono quelli che firmano il Trattato di Lodi 1454 e quindi stabiliscono in qualche modo il panorama italiano. Sì, benissimo, perfetto, però c'è una storia di articolazioni, c'è una storia di tessuto connettivo, c'è una storia di altre presenze politiche e personalità politiche che sono le signorie più piccole, che sono le città importanti ma di un grado leggermente inferiore a questo. Faccio un esempio banalissimo, Siena e Lucca per esempio, tanto per fare esempi molto chiari. E questa articolazione non sempre è stata messa nella luce giusta, o meglio necessita ancora di riletture, di rivisitazioni per mettere a fuoco la profondità dei piani, per mettere a fuoco le sfumature, per cercare di capire che non ci sono soltanto le prime ballerine di scena, i primi cinque sulla scena, ma che tutto il resto non è meno importante per capire questa vicenda scompigliata del Rinascimento italiano. Dicevo, i cinque grandi che firmano Lodi 1454, l'abbiamo appena detto, benissimo, ma Francesco Somaini, in un suo libro sulla geografia politica italiana del Rinascimento, fra il Medioevo e l'età moderna, è bellissimo, un libro bellissimo, però pochissimo conosciuto, ma bellissimo, ci dice una cosa molto semplice: ma lo sapete quanti sono i soggetti che a vario titolo, come principali protagonisti, ma come coordinati, come collegati, come alleati, aderiscono alla pace di Lodi? Sono 120 soggetti che aderiscono alla pace di Lodi, ivi compresi soggetti che stanno, come dire, borderline fra l'Italia e non Italia, tutta la parte dei grigioni, del sottocimento, fanno tutti parte di questo contesto. Quindi una situazione estremamente articolata, un orizzonte che va visto sia in orizzontale, per quello che sono le presenze di questo tessuto connettivo, sia anche in verticale, per capire questi soggetti che non fanno parte dei G5, come costruiscono le loro realtà istituzionali all'interno delle microsignorie, all'interno di una signoria come quella del Montefeltro, poi ci interviene. Ci sono realtà più piccole, ci sono tutto un pulviscolo di micropoteri con i quali
è indispensabile negoziare la legittimazione dei poteri della signoria, se no non governi, se no non vai avanti, se no c'è soltanto il caos. È un microcosmo all'interno del quale bisogna entrare con quel protocollo di domande che si poneva in una serie di suoi lavori, non solo in una serie di suoi lavori, un protocollo di domande che si poneva a suo tempo Giorgio Chittolini, quando diceva che bisogna riuscire a capire per queste realtà quelli che sono i fondamenti della legittimità, quelli che sono i modi e le pratiche dell'esercizio del potere, e lui dettava un protocollo che è ancora oggi un protocollo estremamente importante quando entriamo all'interno di questo tipo di argomenti. Quali dottrine stanno alla base della costruzione delle legittimità dei poteri di queste signorie? Quali modelli legittimano l'esercizio dei diritti? Come interagiscono, chiedeva Chittolini, diritto romano, diritto feudale e, aggiungo io, come coesistono norme e prassi in questa situazione? Quale è e come si organizza e come funziona la rete funzionariale per fare andare avanti le cose? Quali conflitti, quali mediazioni, quali reti di solidarietà, come si intersecano, e questo lo aggiungo io, dimensione personale, esistenziale personale di questi signori, dimensione familiare accanto e insieme a questi stessi signori, e piani di applicazione alla politica nell'esercizio del potere. Ecco, il Montefeltro, da questo punto di vista, costituisce un laboratorio formidabile. È una realtà all'interno della quale agiscono microcomunità, all'interno della quale agiscono città. Quando noi pensiamo alla contea, al Ducato di Montefeltro, siamo tutti portati a pensare logicamente a Urbino, questo è ovvio. Attenzione, ne fa parte Gubbio, e Gubbio significa una realtà economica più importante di quella di Urbino, significa una presenza di borghesia, virgolette, imprenditoriale, di uomini d'affari, senza voler enfatizzare, più importante di quella di Urbino. Significa una città che ha un controllo su un contado più importante di quello di Urbino, e che si porta dietro un portato istituzionale e politico più denso e più risalente di quello di Urbino, tanto per rendersi conto di quello che vogliamo dire. Ma all'interno di questo non ci sono soltanto realtà come Puglio, ci sono realtà di microcittà, città nel senso istituzionale e giuridico del termine, città perché hanno un vescovo, ma che poi sono piccolissime. Pensate che una delle città del Montefeltro è Salleo è talmente vicina che non ha nemmeno un contado, eppure è città. E questo significa che con tutte queste realtà, con queste microcittà o con le microsignorie, fanno parte del Montefeltro tutta una serie di famiglie che nei confronti del Montefeltro hanno un rapporto molto spesso conflittuale. Pensate alla Carpegna, per esempio, pensate agli Oliva, per esempio. Sono tutte gente che guarda in malatesta, non guarda nel Montefeltro. Il Montefeltro ce l'hanno come il fumo sugli occhi. Rimangono pertinenze di enti ecclesiastici, che sono pertinenze in termini di dominio territoriale, di prelievo fiscale, di amministrazione della giustizia. È inutile dire che questo è un elemento fondamentale della gestione del potere. Eccoci qua. Queste, tutte o quasi, o molte di queste realtà hanno una caratteristica. Hanno di partenza geneticamente una dimensione militare. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a capo di queste piccole signorie, micro signorie o intermedio signorie, ci sono persone che vengono dal mestiere delle armi, e questo significa che questa caratteristica può creare delle variabili non indifferenti. Banalmente, le condotte sono una formidabile macchina di redistribuzione del reddito, perché chi prende un condottiero si svena, spende l'inverosimile. Caferro sostiene, con una tesi secondo me un po' forzata, non proprio sbagliata ma un po' forzata, che la ragione della crisi di Siena dopo il Medioevo è dovuta al fortissimo esborso, all'esposizione eccessiva che Siena ha nei confronti delle compagnie militari, e quello che deve
deve pagare. Secondo me è un'accentuazione un po' forte, ma non è una stupidaggine di fondo, vale la pena di rifletterci, magari di riposizionare, non è una cosa stupida. Quindi chi contratta un condottiero si svena, ma il condottiero si chiama un sacco di quattrini. Se si vanno a guardare le condotte in termini di soldoni di questi personaggi, ci si rende conto che questi si mettono in tasca una quantità di soldi da far paura. Questo che cosa vuol dire? Che cosa ci interessa? Perché lo diciamo? Non come aneddoto per sapere che questi avevano un sacco di soldi, si va bene anche questo, ma ci interessa giusto. Ma perché questa dimensione e questa situazione cambia completamente due aspetti. L'aspetto della formazione del mercato del lavoro, diciamo così, dell'occupazione, perché molto spesso queste, non tutte, ma molto spesso queste compagnie militari, queste formazioni militari hanno un nucleo, demico importante collegato al territorio. Non tutte, se si prende per esempio la compagnia di Micheletto degli Attendoli, studiata da Del Treppo e studiata dal mio allievo Fabio Pezzanti, ci si rende conto che questa compagnia è un ologramma, tutto sommato, no? Quando non c'è la guerra è un ologramma, esiste sulla carta ma non esiste di fatto, o esiste in maniera trascurabile. Beh no, in realtà in molti casi no, per esempio proprio nel caso del Monte Petro, nel caso di Malatesta, c'è una presenza territoriale di gente del territorio che fa il mestiere delle armi e che quindi lavora con questo, guadagna con questo, non solo, ma tutto questo, l'aspetto militare, porta in qualche caso, non sempre, e anche qui bisogna capire quando sì e quando no, porta ad una variazione della costruzione del modello di prelievo fiscale. Mi spiego con un esempio. Il nostro Federico da Montefeltro passa alla storia per essere un signore che ha chiesto pochissime tasse ai suoi sudditi. È verissimo, perché il grosso delle spese dello Stato sono coperte dalle condotte che riesce a lucrare, ed è a un certo punto il condottiero più pagato d'Italia. Sono cifre da capogiro, il che gli consente di tenere basso il prelievo fiscale, quindi di aumentare anche il consenso, no? nei confronti di... Per esempio, Sigismondo Pandolfo Malatesta non fa assolutamente niente del genere. Quando mi sono messo per curiosità a confrontare i due modelli fiscali, ho visto che Pandolfo Malatesta, Sigismondo Pandolfo, ho detto: ma no, qui non ci siamo per niente, è una cosa completamente diversa dall'altra. Lui i soldi che guadagna se li spende per conto suo, non li utilizza per creare degli ammortizzatori fiscali come fa invece Federico da Montefeltro. Come vedete, quindi non c'è un modello unico, bisogna entrare all'interno di questo. Quali sono le pratiche di governo importanti, interessanti, articolate che questi signori mettono in essere? Sono strategie che talvolta vanno anche a cercare i metodi per mantenere il potenziale demografico dei loro territori. Siamo nel secondo rinascimento e quindi in un'epoca di forte definizione demografica, di riscrittura del paesaggio umano, dell'insediamento in quanto di altro. Bene, prendiamo, io ho detto la seconda metà del 400, ma in questo caso l'esempio che vi faccio invece è del primo 400, non è il nostro Montefeltro, è Niccolò III d'Este. Che cosa fa Niccolò III d'Este? Niccolò III d'Este rende responsabile, sto citando gli studi di Gamberini a questo punto, rende responsabili gli abitanti delle fortezze e degli insediamenti delle custodie stesse delle fortezze, il che significa che in questa maniera impedisce che ci sia il depotenziamento demico delle fortezze e riduce il fenomeno dei confugentes, cioè quelli che se ne vanno da una località per aggregarsi su un'altra. Tutte strategie, come si vede, di contenimento della perdita demica, o sono strategie che portano a una riscrittura dei rapporti istituzionali stessi. Vedete, noi siamo abituati a pensare che dal 400 in poi, una situazione mancatissima, il 500 ovviamente, siamo in presenza di quella che chiamiamo la rifeudalizzazione, la seconda feudalizzazione. Siamo anche abituati a pensare sempre,
sulla scia degli studi, per esempio, di Ruggero Romano, che questo sia dovuto in maniera particolare a, ed è vero, a problemi, diciamo, di crisi sociale, a problemi di crisi economica, e questo è vero, è la tesi di Romano, e ho scritto anche io cose di questo genere quando ho scritto delle cose insieme a Romano, in questo senso. È una visione giusta, ma una visione solo parziale. È una visione solo parziale perché poi in realtà, questo lo sapevamo, ma vale la pena di metterci l'occhio sopra più di quanto non sia stato fatto, lo sapevamo, ma vale la pena di ricordarlo, che molto spesso la rifeudalizzazione è frutto non solo di ridefinizione sociale ed economica, ma è una deliberata strategia dei poteri minori di ricollocarsi in funzione feudale nei confronti di poteri maggiori, per essere garantiti nelle loro prerogative. C'è un esempio bellissimo, chiarissimo, fatto da Alessandro Barbero, lui, Alessandro Barbero, il nostro influencer della storia, per capirci, un esempio bellissimo che riguarda gli avvocati di Vercelli, i quali staccano, loro sono una famiglia, non sono una famiglia militare, non è una famiglia di contatto, sono una famiglia cittadina, vengono da funzionariato ministeriale del comune e così via. Loro staccano tutto il consortile, tutta la consorteria, tutto il consortile, lo staccano dal comune e si offrono come vassalli dei Savoia, perché in questa maniera si staccano totalmente dalla città, si staccano totalmente dall'aspetto tardo comunale di Vercelli e sono garantiti in questo caso appunto dai Savoia stessi. Quindi c'è un movimento che non è sempre un movimento di risposta alla crisi, ma è molto spesso un movimento di riscrittura dei rapporti istituzionali in base a un ben preciso piano, a una ben precisa idea di ridefinizione politica. Insomma, in conclusione di questa parte, piano piano, come si vede, si può applicare a tutti questi personaggi quella definizione che usa Pierre Savy quando parla dei D'Alderi. Pierre Savy è stato, lo è ancora, il direttore delle Porte Francesi di Roma, lo è stato per lungo, non so se sia ancora, no, chiedevo ai giovani virgulti della medievistica che sono più aggiornati di me. Comunque, che Pierre Savy applica ai D'Alderi quando dice: siamo in presenza, io non amo molto le letture evoluzionistiche, ma in questo caso ha ragione, siamo in presenza di un prevalere progressivo del signore sul condottiero. Questo ha perfettamente ragione, sta cominciando a prevalere il signore sul condottiero. D'altronde, vogliamo un riscontro, castico da questo punto di vista? Pensate al cortigiano di Baldassare Castiglione, viene prodotto all'interno della corte di Guidobaldo da Montefeltro, il figlio di Federico, con riferimenti massicci a Federico e all'epoca di Federico. E allora, chi è questo nostro Federico che ci sta servendo come cavia di laboratorio? Federico, come scrivo nel libro, di lui si sa che è nato a Gubbio. Fine. Poi, come si dice, pater semper certus, mater nunquam. No, non è vero, perché non si sa manco se lui è davvero il figlio di Guido Antonio, o se probabilmente, molto più probabilmente, è figlio di Aura. Aura era una figlia naturale bastarda di Guido Antonio, che aveva una moglie sterile, non gli poteva dare figli, e di Bernardino Ubaldini della Carda. E quindi nei confronti di Guido Antonio non sarebbe il figlio naturale, ma sarebbe il nipote, tanto per capirsi. E nei confronti di Ottaviano Ubaldini della Carda, che sarà il suo alter ego, non sarà soltanto un parente, ma sarà il fratello. Quindi già non si sa chi è la mamma e già non si sa chi è il papà. Nasce a Gubbio quando nel 1422, stiamo a celebrare il 600°, peccato che però un'iscrizione
nella sua tomba e quello che scrivono anche molti suoi biografi, recita che morì a 65 anni. La data di morte è sicurissima, 1482. Ora a casa mia, anche se a matematica da prima media in poi mi hanno sempre bocciato, a casa mia 82 meno 65 fa 17, non fa 22. Quindi è possibile che sia nato nel 17 e non nel 22. Vabbè, comunque, prendiamo per buono tutto questo. Lui stesso non fa chiarezza, lascia tutto quanto nell'indeterminato. Viene legittimato nel 1424 perché Guidantonio, pensando di non avere altri figli legittimi, dice vabbè, se muoio e c'è soltanto lui, e quindi con bolla papale viene legittimato come erede. Si mette al soldo di Milano, incomincia a fare la sua carriera militare, e qui c'è la prima sliding door della sua vita. 1437 muore Bernardino Badini da Garda. Benissimo, dice, chi era Bernardino Badini? Era il comandante della compagnia Feltresca. La compagnia Feltresca è l'art business del Montefeltro. Come ho detto, ne fanno parte moltissimi, non ci sono solo, ma ne fanno parte moltissimi uomini del Montefeltro, e sono anche bravi. Gli ambasciatori veneti del 500 scrivono, poi vanno a combattere questi qui. Sono bravi, sono disciplinati, sono attrezzati, sono fra i migliori. Quindi la compagnia Feltresca è una compagnia importante da questo punto di vista, è molto importante. Muore Bernardino e bisogna trovare immediatamente il successore, perché se no la compagnia si sfada, se non gli sta subito il comandante. E il successore ci sarebbe, Ottaviano, il figlio, che ha tutto l'interesse in vita sua fuorché quello di fare il soldato, di fare il militare. È un umanista, è una persona che poi sarà anche un politico molto bravo insieme a Federico, ma non ha il mestiere delle armi dentro il suo DNA. E allora chi c'è? C'è questo ragazzotto, Federico, che si sta facendo le ossa a Milano, ha imparato a combattere, è determinato, è arrembante, è pronto a tutto. Gli sta la compagnia. La compagnia, come ho detto, è l'art business del Montefeltro. Chi comanda l'esercito è in mano al Montefeltro, e questo è un bastardo. E il bastardo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel frattempo il nostro Guidantonio era rimasto vedovo e si è risposato e ha avuto un figlio legittimo, Oddantonio. I nomi sono un po' buffi, ma si chiama Oddantonio perché era nipote di Oddone Colonna Martino V e Antonio perché era l'avo di casa del Montefeltro. Oddantonio, 1427, è ancora un bambino, quindi non può prendere lui queste cose, però esiste un erede legittimo, e tutto questo è figlio appunto di Guidantonio e Caterina Colonna, nipote di Martino V, e tutto questo crea un problema. Oddantonio all'inizio ha interesse per tutto fuorché per la politica. Nel 1437, dato che siamo a Siena, chiede il salvacondotto perché Siena in questo momento ha un problema, un po' di attrito con il Montefeltro per una questione di rappresaglie, per certe cose, certi soldi prestati e non restituiti. E lui, che è un ragazzino, una ha 10 anni nel 37, fa mandare una lettera alla signoria di Siena chiedendo il salvacondotto perché vuole portare il suo cavallo per fare il palio. Il palio alla lunga, ovviamente, non il palio del contrario, ovviamente. Questo non si sa che cosa sia successo, ma nel 38 sicuramente gli danno il permesso di venire. E dice il salvacondotto per me e i miei accompagnatori. Quindi questo fa pensare che venga anche lui proprio di persona. E possiamo anche pensare che questo sia un gesto, come dire, di criptodiplomazia? È probabile. Non più tardi di un mese fa ci ho fatto una relazione bella, lunga e noiosa a Padova il titolo è La mossa del cavallo, ovvero sia i cavalli che si portano alle giostre e ai pali come forma di diplomazia con altri mezzi, parlando dei Gonzaga e parlando anche di Oddantonio. Fatto sì è che Oddantonio per il momento, insomma, c'ha tutto per la testa fuorché lo Stato. A 12 anni è fidanzato con Cecilia Gonzaga non vuol sapere perché si vuol fare monaca, e poi gli fanno un matrimonio con Isotta d'Este che viene ratificata il patto nel 43, ma non fa in tempo a goderselo. Perché Oddantonio, che aveva
stato, è un po' uno sciagnato, è un po' uno scellerato. Raccontano tutte le fonti, ivi compreso Pio II, che aveva un occhio di riguardo per il Montefeltro, che era uno sciagurato, che si era circondato di gente sciagurata come lui, per di più alcuni di questa gente sciagurata erano in orbita malatestiana. Quindi cominciavano ad esserci diverse problemi e criticità, e raccontano che la loro attività principale e il loro divertimento era quello di andarsi in giro la notte per Urbino a violentare le donne, tanto per capirsi. È un problema di violenza delle donne? Sì, probabilmente sì, o probabilmente il fatto che questo Stocchi è già una mala testa, probabilmente parecchio di più, tanto si è che a un certo momento, la notte del 21 luglio del 1444, entrano dentro il palazzo e l'ammazzano, lo struscitano proprio lui e tutti gli altri. Salto subito tutta una vexata a questo, perché non ci capisco niente e non ci provo nemmeno a cercare di capire. È lui il personaggio della flagellazione? Bah, il vecchio discorso Longhi, Ginsburg e tutte queste cose qua, non c'entro, per l'amor di Dio, pertiene agli storici dell'arte, io non ci provo, ci sono state scritte tante di quelle mischierate sopra da far paura. C'è quel libro su Federico da Montefeltro scritto da quei due, come diavolo si chiama, non mi ricordo, pubblicato da Einaudi, che è una delle cose più indecenti, brutte che ho letto in vita mia. Uno di questi scellerati ha ripreso il discorso su questa cosa della flagellazione, ha scritto tante di quelle cose da caponare la pelle. Infatti io a un certo punto, un giorno mi attaccai alle mail e chiesi al mio mentore su questo, che è Alessandro Angelini, quando parla lui per me è il Torah, il Vangelo e il Corano che si messi insieme, e dissi: Alessandro, ma questo, e lui disse: per l'amor di Dio, questo è uno scellerato. E comunque ne sono state dette di ogni. Dicevo, è lui quello della flagellazione? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. È un fatto che Federico non c'è quella notte di luglio a Urbino, ma la mattina dopo è lì, la mattina dopo è sotto le mura, e sotto le mura pronto a sottoscrivere un protocollo già preparato da prima. Qualcuno dice che c'era quello che poi sarebbe diventato il suo segretario, il Paltroni, che ha preparato, in cui negozia il potere. Negozia il potere con l'aristocrazia, ma soprattutto con i comuni di Gubbio e di Urbino, riconoscendo le magistrature, impegnandosi a riconoscere le magistrature, impegnandosi a cancellare tutta una serie di arbitrarietà dal punto di vista fiscale che erano state fatte a questo povero scellerato del fratellastro. Lui non ci ha messo mano alla congiura, però sapeva quello che stava succedendo, e la miseria, figuriamoci. Quando questo ragazzottolo aveva bisogno di soldi da tutte le parti, aveva cominciato a spremere la gente del Montefeltro, non alza neanche un dito, vai a sfracellarti, a pararci tuoi, ed è pronto lì e diventa il signore, diventa conte. Ottantonio lo avevano riconosciuto immediatamente, il Papa l'aveva riconosciuto immediatamente duca. Lui non lo riconosceranno duca, né il Papa che ci vuole, nemmeno Pio II, che era il suo grande amico, e bisognerà aspettare il 1474. È un caso? Sono passati 30 anni. Dopo 30 anni il delitto va in prescrizione, e dopo 30 anni gli si può perdonare, e quindi anche Santa Romana Chiesa aveva il dubbio che ci fosse il suo cripto zampino dietro a questa cosa. Fatto sì che diventa signore del Montefeltro, e qui non racconterò più la sua storia, ma altre cose, perché posso, che l'ho scritta qua un libro, abbiate la stessa, andate là, compratelo, leggetelo, se no, cavolo, che l'ho fatto come esercizio per divertirvi. Tutti i particolari e anche quelli scabrosi li troverete di là. Governa in maniera effettivamente notevole, certo, autoproducendosi anche il mito di se stesso, autoproducendosi il mito di se stesso. Governa con due persone che sono fondamentali per lui. Uno è il fratello, appunto, Ottaviano Ubaldini della Carta, che accetta volutamente questa parte di consigliore del principe, coltissimo consigliore del principe, e l'altra è la seconda moglie. Lui ha una prima moglie che gli porta
vecchia di lui, più grande di lui, che gli porta in eredità, in dote, chiedo scusa, un piccolo feudo, il feudo del Mercatello e così via. Quando muore lui non è neanche lì, vabbè, dice poverina, è morta, reciterò due padri, rave e gloria per lei, rave e siate in pace. E si sposa con, in realtà, Battista Sforza. Battista è un nome maschile, ma in questo caso è usato al femminile. Battista Sforza ha 13 anni quando si sposa, non c'è niente di sano, sappiamo benissimo. Sappiamo che per l'epoca una donna appena aveva sviluppato, appena aveva avuto il menarca, era considerata una donna pubere e quindi poteva tranquillamente essere sposata. Questa ragazzina ha 13 anni, ragazzina coltissima, se è vero il ritratto di Piero della Francesca, bella come il sole, doveva essere veramente bella come il sole. A 13 anni questa ragazzina prende in mano lo Stato di Montefeltro, perché lui gli dura accanto 5 giorni, poi Pio II lo chiama a Siena, lui vieni qui perché c'è da andare a Napoli immediatamente, poi ritornerà con una licenza matrimoniale come quando facevo il soldato io, 15 giorni davano quando si faceva il soldato noi per la licenza matrimoniale, ritorna a casa finalmente, tant'è che poi riesce a mettere incinta subito questa ragazza, ma per capirsi, lei prende in mano lo Stato di Montefeltro, ma lo prende in mano sul serio, incomincia a trattare con i malatesta, incomincia a difendere i castelli, quando a un certo punto Sigismondo Pandolfo gli prende un castello che non è proprio del tutto chiaro che sia di Montefeltro, lei scrive allo zio che è lo Sforza di Milano, per capirsi, e gli dice guarda che questo sta facendo un casotto da far paura, scendi giù, e lo zio dice ciccia, a te la calmatina. Uno, non è sicuro che sia una pertinenza vostra quel castello, non è per niente sicuro. Due, io non ho nessuna voglia di venire giù e piantare una cagnara tra Marche e Montefeltro per queste cose. Apriti cielo, spalancati terra. Le lettere che partono da questa ragazzina inviperita nei confronti dello zio milanese, lo tratta con una freddezza, e dove prima si firmava vostra affettuosa figlia e così via, si firma comitissa di Urbino, contessa di Urbino, tanto perché sia chiaro, caro il mio zio, tant'è che poi alla fine dai lo Sforza manda giù una task force per mettere in piano le cose, perché questa sta facendo l'ira di Dio. Quindi Sigismondo, Federico da Montefeltro ha due spalle robuste, uno è Ottaviano Ubaldini e l'altra è questa ragazzina che tra l'altro morirà in ogni caso giovane, perché si becca una polmonite per una partita di pesca, figuriamoci, e incomincia questa vita fatta di contrapposizione tra Federico e Sigismondo Pandolfo, sono praticamente due facce della stessa medaglia. Si scontrano, qualcuno ha detto c'è stato un amore odio, sì amore odio, questo si sarebbe messo i diti negli occhi, guardate quello che, la rissa di Belfiore quando cercano, il Papa cerca di mettere, questi si mettono le mani addosso, si offendono, è una cosa da bettola proprio, veramente da bettola, però è vero, sono due figure speculari da questo punto di vista, in questo senso sono davvero due figure speculari. Il nostro Federico ha una sponda importante in un pontefice che è Pio II. Pio II, rinvio in questo per chi volesse facilmente leggere qualcosa, a un vecchio ma ancora bellissimo saggio di Franceschini nel convegno su Pio II, stampato proprio da noi, dall'Accademia degli Intronati nel 1968. Bellissimo tra l'altro questo lavoro. Pio II lo stima, non è un ingenuo, sa che Federico non è uno stinco di santo, ma non è neanche un mascalzone, questo lo sa bene, gli si affida, anche se poi in qualche momento, quando nel 1460 Federico si fa squittare di sotto Jacopo Piccinino, il Papa si infuria con una iena, anche perché in Curia lo stanno sfottendo, ci sono i cardinali filofrancesi, filangioini, che ce l'hanno con il Papa, che invece è il filaragonese, e che gli dicono, santità, per forza gli è scappato dalla parte dove gli manca l'occhio, sappiamo la giostra del 1451, una lancia si infila nella celata dell'elmo di Federico, gli taglia il naso e gli porta via un occhio, e gli ha dato anche bene che c'è capato, il re di Francia con lo stesso meccanismo ci morì. Quindi gli si arrabbia, però insomma
lo stima. Ci sono delle cose buffissime, tra l'altro, c'è un episodio buffissimo. Nel 1459 Pio II è a Firenze e fa un solenne ingresso in cattedrale, accanto c'è Sigismondo Pandolfo Malatesta, che all'epoca è suo vicario in temporalibus, siamo nel 59, quindi è l'ultimo, perché nel Natale del 60 Sigismondo Pandolfo gliene ha fatte tante al Papa, che lui lo scomunica e gli revoca il vicariato in temporalibus, e questo fa la fortuna di Federico, perché a questo punto chiaramente Federico si pone di fatto oggettivamente come il sostituto ideale di Sigismondo Pandolfo Malatesta in tutto questo quadrante, nell'applicazione della politica del Papa e soprattutto nell'applicazione di una politica in cui il Papa lo ha circuitato e gli ha fatto un grande favore, non soltanto ponendolo come suo soldato, ma mettendolo nel circuito degli Aragonesi di Napoli. E lui resterà sostanzialmente fedele a questo binomio, il Papa e gli Aragona, di Napoli. E, tanto per capirsi, appunto, è comunque un legame molto, molto forte. E, quando nel 1460 viene scomunicato Sigismondo Pandolfo e diventa lui vicario in temporalibus, Federico vicario in temporalibus, e che cosa fa? La prima cosa che fa è chiede al Papa di mettere sotto la sua protezione lui e la sua famiglia nei confronti di Niccolò Piccinino e di tutti gli altri. Molto pragmatico. Nel 1462, il 12 agosto, a Cesano sconfigge Sigismondo Pandolfo Malatesta. Se non fosse arrivato l'esercito papale comandato da Orsini, da Napoleone Orsini, quella sera vinceva Sigismondo Pandolfo, e quindi la curvatura sarebbe stata diversa, fatto sia che vince. Però a questo punto che fa lui? Poi accelero, tranquillo. Poi che fa? A un certo punto dà una sponda a Sigismondo Pandolfo. Dice: sì, vabbè, d'accordo, però tranquillo, questo te lo garantisco io. Tant'è vero che il Papa lo sgama, gli manda una lettera e poi dice: abbiamo saputo, ci è arrivata la voce che occhio a quello che fai, perché intanto ti stai giocando con il fuoco, due, sappi che noi sappiamo. Ma Federico non è in questo caso un ingenuo, né un truffatore, né un vecchio soldataccio di Ventura come quelli del 300, è una storia del tutto diversa questa. Questi soldati di professione non sono minimamente assimilabili ai vari Ciarpellone, a quei mascalzoni scannagole, ivi compreso per certi aspetti il mio amato e biografato da me Giovanni Acuto, John Edmund, tanto per capirsi. È una cosa un po' diversa. E lui lo fa non perché è un mascalzone che ciulla nel manico, ma perché sa benissimo che le terre di Malatesta fanno parte del patrimonio Santi Petri, quindi sono un feudo del Papa, ma anche Montefeltro è un feudo del Papa. E se il Papa incomincia a richiappare per benino tutti questi feudi, quello che era fallito all'Albornoz per capirsi, oggi tocca a Malatesta, ma come tocca a lui? E quindi è lui il primo a salvarlo. Con Federico interloquisce la nostra Repubblica, interloquisce Siena. Certo, lui con Siena ha sempre avuto un rapporto molto bello. Quando viene a curarsi a Siena dice: vado a Siena perché mi sento come se fossi a casa mia. Sì, oddio, non più tardi qualche settimana fa Michele D'Ascoli, quando abbiamo fatto la conferenza in archivio, ha ricordato che quando i senesi, dove succede a Montisi, mi pare qualcosa del genere, insomma gli fanno uno sgarbo, ma uno dei suoi, lui fa una bella tempesta su Siena, sostiene: c'è che banda è, ragazzi, vogliamo parlarne. Beh, comunque Siena ha un rapporto con il Montefeltro che è un rapporto di lunga durata. Proprio Michele ci ha fatto vedere che il rapporto con questa casa è un rapporto di lunga durata, con ufficiali, condottieri, lo stesso Ubaldino, Bernardino Ubaldino di Ubaldini nel 1418, ci ha fatto vedere che il Montefeltro
chiedono, sollecitano Siena a ingaggiare i loro soldati, o a ingaggiare le loro stesse. Quindi c'è un rapporto molto, molto, molto lungo e molto importante. Per Siena il Montefeltro è un po' un punto chiave. Perché? No, non ci sono confini con il Montefeltro, questo siamo perfettamente d'accordo. Però il Montefeltro è un interlocutore, a volte positivo, a volte meno positivo, di Firenze. E quindi la politica di Siena non è aliena dall'aver presente il fatto che nello snodo dei rapporti, a volte molto spesso problematici, ma non necessariamente sempre conflittuali, la Siena entra anche il Montefeltro come soggetto di interlocuzione. E proprio in quell'occasione, nell'archivio di Stato, Barbara Gelli ci fece un quadro molto interessante dal punto di vista della diplomazia di Siena e di Montefeltro, con questioni usuali, dazi, esenzioni, revoca di condanne, eccetera, ma soprattutto, eccoci qua, ma soprattutto con scambi di ufficiali e con uno scambio piuttosto interessante di magistri e di studenti fra lo studium di Siena e quello del Montefeltro. Poi su questo ci concludo tra pochissimo. Beh, il momento clou in cui Siena ha il rapporto con Federico da Montefeltro è quello della battaglia del Poggio Imperiale, congiura dei pazzi, guerra, bla bla bla, e tutte queste cose non posso approfondirne, ma le trovate tutte quante dettagliate nel libro in vendita qua appena fuori. E Federico da Montefeltro è uno dei comandanti dello schieramento che vede il Papa, il re di Napoli, Siena, poi a un certo punto si aggiunge Genova, perché Genova era controllata da Milano, si ribella a Milano e dopo la ribellione di Genova, Genova transita nel campo, in questo campo antifiorentino. Sisto IV, Ferrante d'Aragona e quanto di altro. I comandanti senesi sono Alfonso di Calabria, il figlio, Alfonso di Calabria e Federico da Montefeltro sono i comandanti generali. Antonio da Montefeltro, il figlio di Federico, è il comandante del contingente senese. Si arriva alla guerra, alla battaglia di Poggio Imperiale, la vittoria di Poggio Imperiale, 7 settembre 1479. Tommaso Fecini se la intesta alla grande: abbiamo vinto una grande battaglia grazie al nostro coraggio. Grazie al nostro coraggio. C'erano le truppe di Federico a Montefeltro, c'erano le truppe del re di Napoli e poi c'erano anche senesi, ci mancherebbe altro, però pensate a come viene raffigurato l'ingresso dei senesi a Colle Valdelsa, quando finalmente cade Colle Valdelsa dopo un assedio che gli aveva fatto il generale Zebedei a mai finire nel 1473. Peccato che poi c'è la pace. Peccato che poi Lorenzo de' Medici si mette d'accordo con il re di Napoli e successivamente il Papa, insomma, francamente, gli rugava un po', però alla fine accede anche il Papa. E tutto quello che era in mano dei senesi, degli aragonesi, ritorna in mano ai fiorentini. E Siena ha fatto una guerra a gratis, per niente. Anzi, deve anche ringraziare Dio che gli è andata così, perché in realtà il re di Napoli aveva fatto questa alleanza con Siena, sì, e Siena era un punto strategico, sì, quando ancora c'erano le trattative in corso con Firenze, c'erano già tutte le truppe ammassate sulla frontiera senese pronte a saltare là, con il retro pensiero, il re di Napoli, di impadronirsi di Siena e di infeudarsela tranquillamente, quindi gli è anche andata bene. E Siena partecipa, e qui finisco davvero, con quello che è il cotè, diciamo così, culturale del rapporto con il Montefeltro. Degli umanisti, alla corte del Montefeltro c'è il Saviozzo che spara le sue sparate antifiorentine, c'è Agostino Dati che si è creato nell'entourage del Filelfo, che è anche questo un tramite molto importante con il Montefeltro, ma ci sono poi soprattutto gli artisti, tutti i grandi artisti. E concludo ovviamente con quello più significativo e più conosciuto di tutti,
Francesco di Giorgio Martini, 1439-1501, che poi a un certo punto diventa anche ambasciatore di della corte montefeltrina o montefeltrana, io dico Feltrina, ma si può usare in tutti e due modi, nei confronti di Siena. Questo qui c'è un bellissimo catalogo curato da Alessandro Angelini, Gabriele Fattorini e Giovanni Russo, recentissimo, guardatevelo, leggetevelo parola per parola, pagina per pagina, punto per punto, perché è estremamente importante per capire tutto questo contesto. Io mi limito in maniera molto grezza solo al discorso di Francesco Di Giorgio, che è un architetto civile di San Bernardino e tutta una serie di altre cose, che entra in contatto con un entourage in cui girano personaggi come Piero della Francesca, Giusto di Gand, Pedro Berrughete, eccetera, eccetera, che lavora progettista, autore di medaglie, architetto civile, appunto, e soprattutto architetto militare, perché sono sotto di lui che vengono ristrutturate le fortezze del Montefeltro. Da quelle ricostruzioni, da quelle ristrutturazioni ancora un po' acerbe, Sasso Corvara oggi lo guardiamo e diciamo, Madonna quanto è bella, dal punto di vista della coerenza architettonica è quella meno coerente, perché ci sono questi inserimenti dell'architettura nuova che deve fare i conti con le artiglierie e quindi tutto, l'abbassamento, sfondamento e tutto su un corpo precedente, ma poi tutte invece le altre sono delle realizzazioni estremamente più coerenti. E poi l'ultimo suo capolavoro, ovviamente il palazzo, che Francesco Di Giorgio eredita dalla gestione di Luciano Laurani e che porta in fondo realizzando quello che è stato definito un ibrido fra un palazzo e una città, quello che è stato definito un anello di congiunzione urbanistica tra il centro di Urbino, la parte più antica di Urbino, la parte del Mercatale, la parte del fuori, un qualche cosa che sembra una fortezza e che invece è un grandissimo filtro, non l'ultima ragione perché ha una funzione mista di residenza familiare del Signore, ma anche di amministrazione della giustizia, di amministrazione pubblica e quanto vogliamo, quindi un ibrido estremamente importante nella cui scrittura rientra moltissimo Ottaviano Baldini della Tarda, con tutte quelle intromissioni di caratteri esoterici. Nessuno si stupisca, l'esoterismo fa parte della costruzione del sapere in questo momento. Ecco, queste sono le connessioni fra Siena e Urbino. Mi piace concludere pensando che queste connessioni abbiano in qualche modo costituito un'eredità nei confronti di quello che è stato in epoche più recenti un elemento connettivo fra Siena e Urbino, e rappresentato dalla figura di Giancarlo De Carlo, uno degli architetti più interessanti, più inconvenzionali che abbiamo. È morto nel 2005, Giancarlo De Carlo era nato nel 19, che nel 1964 fa il piano regolatore di Urbino e realizza tutta una serie poi di edifici dell'Università di Urbino, attaccato a alzo battuta zero e a palle incatenate da Vittorio Sgarbi, che gliene disse di ogni. Disse che aveva distrutto il paesaggio, aveva distrutto Urbino e tutte queste storie qua. E il nostro Giancarlo De Carlo, qualcuno se lo ricorda, teorico di un'architettura che veniva definita la piramide rovesciata, cioè in cui bisognava anche sussumere dal basso gli interessi e le idee, le suggestioni, e che a Siena non firma San Miniato, perché San Miniato l'aveva inventato lui, ideato lui, ma per il modo in cui poi venne realizzato lui non lo fece mai introdurre fra le sue opere, lo disconobbe perché disse no, troppe variazioni, io non mi ci riconosco. Ma a Siena dall'82 al 90 Giancarlo De Carlo significò una cosa molto particolare, significò i laboratori dell'Inaud, ovvero sia quei laboratori nei quali si rifletteva di architettura, di urbanistica,
di arte, di design. Certo, ci si rifletteva in maniera non convenzionale. Certo, se qualcuno voleva che dal Lilaudio uscissero fuori le villettine a schiera tipo Follonica o le villettine banali, gli edifici banali che sono poi stati costruiti a Siena e non soltanto fuori dal centro storico, dannazione, ma anche dentro il centro storico con una banalità e pesantezza architettonica che gridano vendetta al cospetto di Dio, quindi taccio perché non voglio fare assolutamente polemica, Lilaudio era stata una grande occasione di riflessione. Poi Siena decise che Lilaudio in fin dei conti le interessava sostanzialmente perché faceva fuochi d'artificio quando veniva con i corsi e non le interessava più. E ahimè ce lo perdemmo. In realtà la città non si rese conto che quello lì era veramente uno snodo culturale importante, perché lì si lavorava sull'utopia. Ma ho tirato fuori proprio stamani un pezzo riportato da Roberto Barzanti in una recensione del libro fatto da Nelli, se non mi ricordo male, proprio su Giancarlo De Carlo. E la citazione è questa: l'utopia, aveva scritto De Carlo, così come è comunemente intesa, è un'immagine impossibile perché deriva da una completa alterazione del contesto. Se invece si tiene conto di tutte le variabili in gioco e si suppone che le loro relazioni possano essere diverse, perché di fatto potrebbero esserlo, allora l'utopia è realistica. L'utopia realistica l'aveva realizzata Francesco Di Giorgio a Urbino. L'utopia realistica provò a offrircela Giancarlo De Carlo. A Urbino fu capito Francesco Di Giorgio, a Siena Giancarlo De Carlo. Pazienza, Urbino, Siena, vi ringrazio. Bene, null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 18:59. Dunque, siamo stati nei tempi. Assolutamente. Ringrazio moltissimo Duccio per questa straordinaria panoramica.